Bentornati amici di GranofGamers.it, siamo sul tanto atteso Warface, gioco free to play che vedrà la luce in primavera anche per Xbox 360, e ora stiamo affrontando il tutorial. Questa non è uno dei gameplay solidi di gioco cazzeggio che faccio con Christian e con Matteo. Questo si vedremo di che pasta è fatto questo gioco. E praticamente devo dire, mi sta impressionando. Ecco qui si sta facendo vedere. Vabbè, i comandi sono quelli soliti, eccetera. Vedete, graficamente non è veramente, veramente male. Ok, saltiamo di qua. Saltiamo. Che devo fare? Ah no, niente. Ok. No, ci ho preso. Un cecchino allora. Guarda tutti quelli che magari Gabriele deve vedere questi gameplay fatti da me, perché io alterno molto la fase alterno la fase console dalla fase PC, e quindi a volte ritrovarmi a giocare col mouse questo senza mirare è un po' difficile. Che lo prendo, oddio, appuntamento un po' strano, vedete? Allora, ah ecco, rimane fisso, okay. Ah, appuntamento è dire, ecco. Destro rimane fisso, sinistro spara. Io invece andavo lì e mi picciavo perché pensavo che rimanesse premuto finché lo rimanesse puntato finché lo premevo, e poi quando smettevo di premerlo smetteva. Che devo famo? Ok, mi indichi che devo andare di qua, d'accordo. Posso saltare? Non posso saltare. C to select. Ah, ok. Ah, la personalizzazione, benissimo. Ok, ho messo anche premi C ancora per uscire da. Vabbè, ok. Scopes offer greater aiming precision at longer ranges. Hit the targets aiming through your scope. No, no. Mi sembra che i colpi non vanno a segno, non capisco. Ah, ecco. A meno che loro non vogliono che tu prendi per forza le teste, in quel caso. Hit the targets aiming through your scope. Soldiers have grenades. A single grenade can hit several enemies at once. Lanciamo con la 4 la granata. Lanciamo la granata. Un'altra. Ok. Posso andare adesso? Grazie. Con 4 la granata, voglio dire, anche con la rotella. Rifleman is the only class that can replenish ammo during combat, both for himself and his team. Replenish your teammate's ammo to continue. Ah, gli devo da. Replenish your ammo. Press mouse 2 with ammo pack selected to replenish your ammo. Press mouse 2 with ammo pack selected to replenish your ammo. È fatto. Che vuol dire? Dove devo mettere sti cazzo di cosi? Aiuto! Replenish your ammo. Devo andare a rifornire alla gente, no? Qui. Press mouse. With the help of your teammates you can scale very high walls. No, perform a double climb. Guarda, aiming the teammate of this. Ok. Ok. Questa è per il corpo. You can also assist your teammates with double climb. Help your teammate get over the wall. Andiamo qua, andiamo. Ci mettiamo sopra e facciamo salire lui. E poi lui c'è da. Cosa sono già viste, però. Rifleman and sniper are available now, and engineer and medic become available when you acquire more experience. Each class has unique equipment and skills. Switch to the sniper class. At long range, the sniper rifle is the deadliest weapon. It has high damage and high precision with the extended scope zoom factor. Hit all the targets with your sniper rifle. Ah, pure gli headshot te conta, vedi? Non l'ho preso manco per il cazzo perché si muoveva. Hit all the targets with your sniper rifle. Weapons okay. Dropped by slain enemies or placed in the battlefield can be picked up by any class. Pick up a weapon. In some missions you can use a rocket launcher.
The rocket launcher is the only way to take down vehicles. Ottimo. Hit a target with the rocket launch. Great job, soldier. I think you're ready for a real fight. Vabbè, insomma, abbiamo fatto un training che a noi, a chi è abituato a giocare agli sparatutto, questo stile conosce già e non c'è neanche bisogno di farlo. Oddio, giusto il passaggio dal fucile normale al fucile da cecchino, quello magari ci poteva essere il discorso abbastanza. Che in questa schermata viene mostrato, cioè che prima di iniziare a giocare multiplayer eccetera ti fanno fare una sorta di training multiplayer con gli altri giocatori. Per esempio qui ci stanno io, in questo caso mi chiamo Belfagor, vabbè, c'è Thomas 28 eccetera eccetera, e praticamente ti fanno fare un gameplay prima preparativo, quindi con pochi giocatori credo, adesso vediamo se riusciamo a partire prima di buttarti nella mischia. Questa già è una delicatezza che gli sviluppatori credo abbiano avuto nei confronti di chi si approcciava a questo gioco per la prima volta o questo genere di giochi per la prima volta. Vediamo un po' che sarà. Il gioco comincia, ecco la nostra squadra, vediamo di cosa può succedere. Nostra prima kill in co-op. Dai, finestra di... dammi questa. Carichiamo. Oh cazzo. Vabbè. Come cazzo è che non aveva ricaricato? Ok, adesso gli arriva un bug o qualcosa. Detonate. Grazie. Ora, non mi hanno insegnato al corso, non mi hanno detto come ci si sdraiava. Merda, siamo caduti. Checkpoint, di qua. A me sembra veramente ottimo. Scusate se essere una beta. Checkpoint. Restoration and revival complete. Thank you.
Sì, sì, sicuramente dovrò aumentare la velocità del mouse, la sensibilità del mouse, perché... Mirata, colpo. 9 kill, vabbè. Cazzo ragazzi, non vale più niente questa storia. Ok. Come si va? Non c'è niente ancora da personalizzare, ok. Evacuazione. Ah, questa era la missione. Andiamo, spacchiamo il culo a tutti, sanno. Perfetto. Più onesta di così. Siamo nell'elicottero. Ci rimette qui per continuare. Un massacro. Vediamo da dove vengono adesso. Tanto di carico, cazzo, quello sta lassù. 11 kill, vabbè. Oh, ma che cazzo questo? Passa davanti ragazzi, qui le sparo, sa? Finito i colpi? Al corpo a corpo, porca loca, mica mi hanno spiegato che si fa corpo a corpo. Come se... distruttibile l'ambiente, perfetto. Ammo, health and armor restored. Teammates revived. Chissà se il multiplayer sarà frenetico oppure no, che di solito i giochi sono così belli, diciamo, all'inizio, i multiplayer poi sono allucinanti. Ok, andiamo su. Ecco il video. Andiamo di corsa e andiamo ad affrontare la seconda. La terza, cazzo, qualcuno ci spara da dietro, chi è? Ah, è uno dei nostri, simpatico. Sa che non... Sa che lo lasciamo qua, se... Lo scenario cambia nella missione regolare, vediamo, siamo nel Medio Oriente. First Blood. No, me l'ha levato. Però ha fatto il primo sangue, come... Non vedi, che fai? Non accanare qua, portarci vostra. Oh yeah. Non vedi che zoom. Ti strappo tutte le vene per le cose.
cerchiamo di far primo sale più che il primo sale. Ma ci stanno per culo o me sbaglio? Però tu sei arrivato fino a qui? Che ne pensi se vediamo che you were ho sbagliato i tasti. Quanto ci mettono però a morì pure qua, la valere di sta cosa. Però se le pinca poccia, medico, vedi, se le prendi in testa un pochetto meglio, va. Io come al solito andavo troppo avanti, il che vuol dire però che ho finito pure le munizioni, dammele va. Grande, grande capo. Di qua, checkpoint, andiamo a fare. Mi chiamerà più sta pistola che il fucile, momenti. Oh, cazzo. No, mi hanno ammazzato. Brutte merde. Ok, grazie caro. Che mi ha dato pure le munizioni, grande. Molto co-op sto gioco. Come si fa la scivolata? Che mi ha sorpreso? Niente? Non c'è un cazzo? Benissimo. Quello mi ha fatto sparare tutti i colpi a me e poi dopo ha seccato lui, mi fa ride. Vai, yeah, bella. Ammo, health and armor restored. Teammate revive. Fire in the hole. Sta merda, tipo stile nabbo corco. E dai, 4 kill solo. Mazza, sta fastidio. Ripeto, è la prima volta che c'è gioco. Che cazzo volete? Questi qua manco moreno. Oh. There is the check-in. Uè, check-in. Ti ha per culo e me incazzo. Guarda che piace. Dai. Va davanti alla bersagliera? Senza armi? Grazie che mi ha dato. Dai, portacci tua. C'è Gogli, C'è Gogli, bravo. Ma guarda se ti danno. Ti dico che sto senza armi, ma me ne vuoi da. Oh, me ne sono date da solo? Ho capito un cazzo allora. Medico, io ci penso io qua.
Mi cagate tutto, raga, in gioco, eh. Shotgun. Vai. Cecchinata da qua giù, voglio dire. Sparano da soli, mi diverto. Ha detto male. Specie del boss questo, senza una specie. No, pezzo di merda, ammazzato. Mi sa che manco me vengono a salvare. Ah sì, mi vengono a salvare, vedi, per forza, non andare avanti, non importa. Grazie Ciccio. E che cazzo, questi stanno sempre qua. Porca vacca. E mo me fanno morire. Ah no no, arriva sempre il medico. E questi stanno sempre lì, aspettano. Acci tua. Vabbè. Sta botta amorosa è brutto. No. Vabbè, mo mi vengono a rianimare per forza, no? Sono il cazzo degli animali. Ok, sono morto. Andiamo avanti da soli. Ma che è questo? Un juggernaut. E vabbè. Apprezziamo. Mentre fumiamo una sigaretta, apprezziamo, diciamo, la visuale della terza persona. Di terza persona, scusate. Questo è niente, questo è peggio per Juggernaut di Call of Duty, vabbè. E purtroppo io sono morto come un idiota perché c'erano quei due coglioni e quello che mi sparava di fronte.
cercavo di ammazzare questo, invece vedo che ha fatto pure un sacco di killer, brutta merda. E vabbè, aspettiamo e vediamo un po'. Che dirvi, è un bel gioco, è free, è gratis, ci sarà anche su Xbox 360. Se queste sono le premesse, non può che far sperare bene, perché comunque, voglio dire, tecnicamente è anche fatto abbastanza bene. Graficamente è bello, molto bello, con un PC di fascia abbastanza alta. Ora non so provarlo a livello con PC di fascia media, sicuramente se basteranno, non so, dettagli qualche texture, però la giocabilità credo che ne possa risentire in maniera positiva. E, lo consiglio ovviamente, certo dovrò giocarlo ancora un po' di più per imparare un po' sia le mappe, insomma, e poi anche per vedere le modalità multiplayer, quelle proprio classiche, deathmatch, cattura la bandiera e cose varie. Quindi stiamo vedendo soltanto una sorta di co-op, e ricordo che, come da notizia di oggi proprio, 6 febbraio 2014, la beta di questo gioco per Xbox 360 è disponibile in primavera, però non a primavera come ho letto nell'articolo. La tizia che l'ha scritto ha scritto a primavera sia nell'articolo che nel titolo. Vabbè, cazzate, non mi metto a fare professorone davvero, però certo, scrivi su un blog, cazzo, scrivi italiano, no? Disponibile a primavera, boh. Vabbè, ragazzi, che dirvi, se vi è piaciuto il video ovviamente spolliciate sia su che giù, se non vi è piaciuto ovviamente spolliciate in giù, commentatelo, e se vi piace come facciamo i gameplay, come facciamo le partite, quelle a cazzeggio che fa verite in pratica, perite noi, ditecelo, iscrivetevi al canale, e ciao a tutti da clanofgamers.it, ciao!